Fa freddo e c'è la pioggia a Palermo, in 13.000 al Renzo Barbera per il testa coda fra Palermo e Regina. La capolista schierata da Iachini senza Muñoz, Maresca ed Hernandez. In attacco ci sono Lafferty e Dybala. La Regina in piena zona retrocessione schierata da Gagliardi e Zanin con un coperto 5-4-1. Unico attaccante è Dumitru per i tecnici della Regina. L'arbitro è Di Paolo di Avezzano. Dopo 5 minuti comincia forte il Palermo, Stevanovic controlla il piazzamento dei compagni, la palla in aria, Vasquez si coordina, bella la sua conclusione come la risposta del portiere della Regina Pigliacelli. Ancora il Palermo, 21esimo, Dybala tra i migliori, gioco di gambe dell'argentino, servizio per il connazionale Vasquez che serve a sua volta Lafferty, la conclusione di sinistro di poco fuori, la conclusione dell'attaccante del Palermo, rivediamo il tiro del nord irlandese. Il break della Regina al 24esimo, Barilla per sbaffo e ci mette le mani e anche il corpo il portiere del Palermo Sorrentino, rivediamo. La formazione del Palermo comunque padrona del campo e al 28esimo passa da sinistra il cross di Lazar, difesa della Regina impreparata e sotto rete il tocco vincente di Paul Dybala, fa festa il pubblico del Barbera per l'attaccante argentino, quarta segnatura in questo campionato, vince un rimpallo su tocco di Bolzoni e poi la conclusione vincente di Dybala, rivediamo dal basso. Nel montaggio di Rosario Quagliana andiamo al secondo tempo con la Regina subito in evidenza da lontano dai 30 metri, ci prova sbaffo con questo tentativo di pallonetto che viene sbanacciato dal portiere Sorrentino in calcio d'angolo. Il Palermo tenta il raddoppio e ci prova in aria con Lazar, la conclusione angolatissima, non trova la porta il marocchino del Palermo. In campo l'ex Di Michele al posto di Foglio, c'è Pisano per Stevanovic nel Palermo. La formazione rosanero ci prova da lontano con Lazar, ancora lui, la palla è alta. Il Palermo riesce comunque ad arginare la squadra della Regina, c'è un tentativo di Barilla molto lento, para il portiere Sorrentino, poi c'è Dybala che lascia il posto a Belotti nel Palermo, mentre nella formazione della Regina c'è Gerardi per sbaffo. Il Palermo ci prova con Pisano, l'anticipo su Contessa, il colpo di testa del giocatore rosanero che sfiora il 2-0. Fischnaller per Di Lorenzo nella Regina, ancora forze fresche per la squadra calabrese e poi c'è questa piccola disattenzione, imprecisione tra Andelkovic e Sorrentino, ma il portiere non ha problemi a bloccare la palla. Ci prova l'ex Barreto con questa conclusione tagliata da calcio d'angolo con il portiere Pigliacelli che smanaccia ed è ancora Barreto nel finale, il destro, la risposta del portiere della Regina che rivediamo. Nel finale c'è un fallo di Lafferty su Di Michele, ammonito il giocatore nordirlandese dall'arbitro del match. Nei secondi finali c'è Milanovic per Vasquez nel Palermo, il Palermo vince 1-0 dunque.